dorate, ce n'è una che ha cambiato molte cose ad Ostia Nuova, il quartiere a pochi passi dal mare, dove Daniele Piervincenzi ne ha presa una che ha scoperchiato il vaso di Pandora sulla presenza della mafia a Roma. Non me ne fotte niente. Proprio ad Ostia Nuova incontro Floriana per cercare di capire cosa ha trasformato il mare della capitale nello scenario di un gangster movie. La gente potrebbe arrabbiarsi da telecamera. Alcuni potrebbero arrabbiarsi, altri si possono anche. Ecco, vedi, lui viene, per esempio. In realtà sono stati tutti molto amichevoli e negli anni qualcosa è davvero cambiato. Ma visto che siamo a pochi passi dalla spiaggia, ci spostiamo sul lungomare. Siamo abituati a vedere queste storie spesso nelle realizzazioni di serie, di film. Penso a Romanzo Criminale e poi a Suburra. Io credo che la realtà abbia di gran lunga superato le serie. Ostia, che è il mare di Roma, rappresenta in maniera emblematica quello che in realtà è quel Far West capitolino e che riguarda l'intera città di Roma, una città appunto dove corruzione e degrado si sono fatti sistema. A Ostia hanno gestito chioschi e stabilimenti balneari, le propaggini di Cosa Nostra, gli epigoni della Banda della Magliana e due organizzazioni autoctone, la cui caratura criminale ha spinto la magistratura a contestare il reato di associazione mafiosa, fino ad arrivare alla condanna. Poi c'è stato un lavoro anche dei giornalisti e direi anche della società civile. Floriana è finita sotto vigilanza per aver raccontato l'ascesa al potere del clan dei Casamonica. Quando sono arrivata a Roma, io sono friulana, mi hanno spedita a fare la cronaca in un quadrante della città, quello di Roma sud-sud-est, vivendo nei quartieri che poi sono i quartieri in cui i Casamonica hanno le loro roccaforti, mi sono chiesta come ci si potesse abituare a quel grado di violenza. Grazie al suo lavoro, Floriana è riuscita a portare in prima pagina le storie criminali della periferia di Roma. Le mafie saranno sconfitte quando ci comporteremo da uomini liberi e non andremo più a chiedere favori e non saremo più ricattabili, ma anche quando non saremo più indifferenti e inizieremo a combatterle ognuno con le proprie azioni e scelte, non rassegnandosi alla loro presenza. Il mare di Roma è un posto dove nulla mai rimane fermo. Mare e terra hanno confini fluidi, incerti come le storie delle cose che l'uomo ci ha costruito sopra. Il pontile di Ostia è il punto terminale della via Ostiense. Fu costruito nel 43, ma poi fu distrutto poco dopo dai tedeschi nel tentativo di impedire la liberazione della capitale. Fu ricostruito negli anni 50, ma poco dopo un gruppo di ragazzi di Ostia scoprì interrata nel bagnasciuga una Santa Barbara tedesca perfettamente conservata. Si pensò addirittura di abbatterlo.